Comandante, Steven vuole che la ringrazi personalmente per il suo lavoro. Ehi, un momento! Ora, comandante, proveremo di nuovo. Rifornisca l'aereo, abbiamo un'altra missione da fare. Nessuno uscirà vivo da quella montagna. Sì, signore. Ah, no, vero. C'è prima Lian. Mi ricordavo che in realtà la missione dopo fosse quella del treno. Che dobbiamo fermare praticamente il treno. Anzi, dobbiamo raggiungere praticamente la parte frontale del treno per farci recuperare da Lian. Ma effettivamente Lian deve prima recuperare l'elicottero. E infatti lo faremo qui. Base aeronautica Mackenzie, agente Liang Xing. Sei riuscito a fuggire dall'edificio dove ti tenevano rinchiusa e hai provveduto a somministrarti una piccola dose di adrenalina per attenuare gli effetti del siphon filter. Il tuo obiettivo era quello di arrivare alla torre di controllo della base e di procurarti un elicottero. Se possibile, cerca di scoprire i piani dell'agenzia spiando Morgan e i suoi uomini. Il personale della base crede che tu sia una terrorista in regime di quarantena e non esiterà a fare fuoco nel caso ti sorprendesse. Evita la cattura ed usa i metodi non letali per eliminare ogni ostacolo sulla tua strada. Esatto, questa è una missione Teresa, stealth. Sono fuori dall'edificio. Molto stealth, almeno okay, qual è per quanto riguarda i soldati civili. Prima di tutto, devo trovare un'arma col cioè, i soldati civili, oddio, non si potrebbe neanche dire soldati civili, però poi, diciamo i soldati innocenti, chiamola così. Alla fine non dovrebbe essere difficile trovare un elicottero col quale uscire da lì. Ma tu come stai? Sono stata meglio, chiudo. Cioè, gli uomini dell'agenzia sono i cattivi. I federali ha bisogno di un passaggio al cancello principale. Voglio che tu vada a prenderlo immediatamente. Chi sono quei tizi, sergente? Cosa diavolo hanno in mente? Non fare domande, aviere, muoviti e basta. Sì, signore. Ecco, per esempio, questi qua che sono i soldati. Non praticamente sono innocenti e quindi non dobbiamo assolutamente ucciderli. Oh cazzo. Ok, ad un certo punto dovrebbero fermarsi. Ecco qua. No, di qua non c'era nulla da fare. Sì, sì, dobbiamo andare dritto di qua. Le porte qui, a meno che non sono palesemente segnate, non si sfondano. Ecco, qui c'è praticamente il soldato che corre, che deve andare. E quindi noi lo dobbiamo inseguire. Perché ci hai messo tanto? Ti sto aspettando da 10 minuti. Mi scusi, signore. Dovrei essere ai cancelli ad occuparmi di un carico in questo momento. Sono in ritardo, aviere. Mi dispiace, signore. La porto subito. Teresa, ci sono novità. Credo di aver appena visto Thomas Holman qui alla base. Fu uno dei miei compagni durante l'addestramento. Holman? No, non lo conosco. Fu assegnato all'unità FEMA. Scommetto che lui sa dove sono i laboratori. Cosa hai intenzione di fare? Semplice, lo convincerò a dirmelo. Esatto, quindi abbiamo la necessità di interrogare. Comando, oh no. Allarme, c'è un intruso. Chi cazzo l'ha visto? Ma hanno visto loro con la macchina? Teresa, mi senti? Ok, facciamo finta che non è successo niente. Ah, probabilmente è stato forse quello che mi ha visto. Ah, ecco, sì, infatti ci sono due soldati addirittura. Questo è ottimo. Ora quello lo dobbiamo andare a prendere pure. Olè. Ora passiamo da questo lato. Tanto abbiamo preso anche uno sniper rifle con il silenziatore, che è comodissimo in questa situazione. Anche se per ora ovviamente
Hai sentito? Cosa? Mi sembra di aver sentito qualcosa. Vado a vedere. Questo non si fa i cazzi suoi. Oh merda. Ma non dovevo girare da qua. Vabbè, sì. Proprio ha girato dove non doveva girare. Comando allarme, c'è un ma che cazzo? Ma avrò visto l'altro adesso. Se non mi vede uno, mi vede l'altro. Siamo a posto, siamo. Ma dovrei avere anche la balestra forse, se non sbaglio. No, non ce l'ho la balestra. Merda. E che gli devo far fare il giro. Cioè devo farlo camminare e poi fa il giro e lo posso stordire. Questo però non ricordo adesso. Perché se io vado di qua, forse devo fare il giro da qua. Sì. No! Allarme, c'è un intruso. Sì, vabbè, guarda. Ha fatto il colpo a vuoto e mi ha fatto scattare l'allarme. Minchiata. Poi è lo stesso luogo dove andremo ad interrogare. Il mio elicottero pronto per il decollo. Preparate anche l'altro elicottero. Tornerò tra poco. Il resto del carico sembra a posto. Tutto ciò che veniva dalla Falcon West è a posto. Signore, l'F-22 è stato rifornito di carburante ed è pronto per il decollo, ma mancano ancora le cariche che stavamo aspettando. Il pilota ha insistito perché glielo dicessi. È tutto, Aviere. Contatta Holman e chiedi il perché di questo ritardo. Non abbiamo più molto tempo. Ok. Ovviamente sarebbe facilissimo eliminarli tutti e due. Elian, ho avuto la conferma da Gabe. L'agenzia vuole bombardare a tappeto la montagna con gas nervino. Devi fermarli. Ok, mi occuperò del pilota e saboterò l'aereo. Dovrebbe dare a Gabe un po' di tempo per fuggire con i superstiti. D'accordo, glielo comunico. Chiudo. Questo è, diciamo, ciò che si sta svolgendo in contemporaneo, no? Quindi Gabe lì sulla montagna e lei invece lì alla base che praticamente sta cercando di aiutarlo. Qua ci sono altri due ceppi. Ma questi non ho modo di poterli buttare giù.
Facciamo attenzione, ecco, che qua c'è l'aereo. No, signore, mi dispiace, signore. Sì, ho la posizione del trasporto, ma sto ancora aspettando l'esplosivo. Ullman avrà avuto dei problemi a farlo passare dai cancelli principali. Sì, mi hanno detto che sta arrivando. Il pilota si può uccidere in realtà. Quindi se io mi metto qua e uso lo sniper. Sì, perché il pilota non è... Hanno per sabotarlo, si doveva fare da qua sotto se non sbaglio, vero? Dovevo sabotare l'aereo. Ecco. Perfetto. Teresa, contatta Gabe e digli che ho quasi fatto. Posso andare a prenderlo adesso? Devi sbrigarti o non gli servirà a niente. Sta per salire su di un treno. Cosa? Ti spiego dopo, non preoccuparti. Ok, allora mi dirigo alla torre. Ho già... Arriva qualcuno. Attenta, non deve vedere il corpo del pilota. Lo so. Chiudo. Ok. Ok, qua dovrei essere abbastanza safe per ora. Perché ora da qua posso uscire. Esatto, ma c'è soltanto un soldato qua. Ah no, sono tutti e due. E allora via. Attenzione ai fari. I fari ti fanno individuare. Qua dobbiamo camminare insieme al camion. Comando allarme, no. C'è un intruso. Era giusto. Forse ero troppo... Ecco, devo essere più... Comando, vabbè. C'è un intruso. Perché mi vedono il culo praticamente, capito? Invece devo essere... Sai che ho sbagliato, non devo fermarmi qua. Mi ricordavo che c'era una sorta di pit stop, ma no, mi sa che devo andare fino in fondo e poi slisciare a sinistra. Ah, ok, però c'è un altro camion. Esatto. Eccoci. Vedi, lì c'è un soldato che adesso, se non sbaglio, dovrebbe entrare. Fa solo il guastafest. Perché l'esplosivo per l'F-22 è in ritardo? Dovrebbe già essere lì, ho controllato io stesso il carico. Vedi cosa li trattiene? No! Dobbiamo partire subito per New York se vogliamo dare ai laboratori tempo sufficiente per trattare il plasma. Ma non abbiamo ancora i campioni della ragazza! Possiamo iniziare a trattare il campione di Fagan e occuparci degli altri quando arriveranno, altrimenti il lavoro sarà ritardato. Ho capito. Vai sull'altra pista e controlla personalmente l'F-22.
Poi torna all'infermeria e vedi cosa trattiene il dottore. Dovrebbe essere già qui. D'accordo. Io devo aspettare qui? Prepara per il decollo l'altro elicottero. Appena Holman torna, voglio che consegni personalmente il plasma della ragazza ai laboratori. Ho capito. Teresa, Holman si è separato dagli altri. Potrebbe essere la mia unica occasione per sorprenderlo. Devo agire adesso. Perfetto, ma non ucciderlo prima di aver ottenuto le informazioni, ok? Ricevuto. Chiudo. Qua c'è una bellissima sequenza adesso. Allora, andiamo avanti. Facciamo attenzione perché qua adesso dovrebbe esserci... Sì, là c'è il soldato. Dobbiamo andare di qua. Ah, cazzo. Non me lo ricordavo ci fosse... sto soldato qua. Ecco, vedi, sì, perché qua devo interrogare... Ecco. Ciao, Holman. Bene, un HK5 standard silenziata. Ti ricordi? Lian, sei fuggita, grazie a Dio. Non provarci. So cosa stai progettando. No, stavo cercando di fermarli per farti uscire dalla base senza... Hai appena caricato due missili al gas su di un F-22 che doveva servire per i superstiti dell'incidente. No, non è così, io... Sei un bugiardo, Holman. E neanche capace di mentire. Vuoi che non ti faccia fuori? Dimmi immediatamente dove Morgan sta portando il plasma. Non so di cosa parli. Sto morendo, Holman. Il siphon filter mi sta uccidendo e non ho molta pazienza per ascoltarti. Dove stanno portando il plasma di Fagan? E dove vogliono portare il mio? Non posso aiutarti. Non so dove lo portano. So solo di dover seguire gli ordini di Morgan. Lui ha detto che avremmo trasportato biomateriale. Trasportare dove? Non lo so. So solo che il prossimo incarico è quello di prendere alcuni dischi al Farcom Expo Center di New York. Non mi hanno detto altro. Sto solo eseguendo gli ordini. Sì, tutti stiamo eseguendo degli ordini. Fa quello che devi fare. Non hai idea in cosa sei invischiato. Forse te ne accorgerai vivendo abbastanza a lungo. Ma ti conviene non tornare al lavoro domani. Il tuo capo potrebbe non essere clemente quanto me. Perfetto, quindi abbiamo visto. Oh. Madonna mia. Sono uscito di là e ho detto qua siamo. Qua dovrebbe esserci il soldatino. Yes. Noi lo facciamo fuori. Ora dovremmo... Non mi ricordo se adesso da qua possiamo andare. Perché... Esatto, da qua si è tolto il soldatino. Ah, attenzione. Ok. Esatto, perché ora qua c'è tutta la parte dove dobbiamo raggiungere praticamente la torre. È abbastanza lunghetta questa missione, perché sei costretto a fare tutto in stealth, sei costretto a fare... Sei costretto a fare diverse cose senza farti beccare. Vedi, c'è anche il faro, tra l'altro, che... Cosa diavolo? Attento! Forza, andiamo!
Ok. Un po' di confusione, ma ce l'abbiamo fatto. Non mi ricordo se qua c'era qualcosa che dovevamo prendere. Holman, dove sei? Fatti vivo. Signore, devo mandare qualcuno a cercarlo? No, non è necessario. È solo un maledetto incapace. Ok, qua ci stanno dicendo che praticamente non ci dobbiamo andare per ora, quindi... No, signore. L'agente Holman non si è ancora presentato. L'F-22 è pronto per il decollo. Priorità 1. Abbandonare l'hangar. Sì, me ne occupo io, signore. Sergente, questi federali si stanno spazientendo. Uno di loro è pronto per il decollo. Comando, allarme. C'è un intruso. Che cazzo m'ho visto? Sergente, questi federali si stanno spazientendo. Uno di loro è pronto per il decollo. Agente Falcon, il suo elicottero è pronto a partire. L'F-22 non ha ancora abbandonato l'hangar, invece. Se l'altro agente è sull'altra pista, può volare direttamente lì e prenderlo. Passo e chiudo. Ho visto. Comando, allarme, c'è un intruso. Ah, c'è quello là dietro. B, non me lo ricordavo quello dietro la mappa là. Sì, buonanotte. Dai, madonna. Veramente, visto cosa quando vi dico che i comandi di questo gioco sono letteralmente una spazzatura. Ehi, venite a vedere qui. Huffman, vieni a dare un'occhiata. Huffman, che diavolo succede? Comando, allarme. Giustamente si allarma perché... Ehi, venite a vedere qui. Huffman, vieni a dare un'occhiata. Huffman. Ok. Ok. Ho la frequenza del transponder dell'aereo precipitato. Ora ti serve solo un passaggio. Credo che l'agenzia ci abbia già pensato. L'elicottero di Falcon è pronto per il decollo. Se lo fermo, riuscirò a impadronirmi dell'elicottero. Ottimo piano. In bocca al lupo. Adesso possiamo scendere di nuovo. Ok, non posso più aspettare. Tu rimani qui. Quando l'agente Holman arriva, digli di contattarmi e saprò dargli istruzioni precise. Sì, signore. Perfetto. Così ora io posso andare da lui e fermare Falcon. Teresa, ho trovato il modo di penetrare nel luogo dell'incidente. I satelliti segnalano un enorme incendio, probabilmente causato dall'incidente. Un fumo denso sta invadendo tutta la zona, quindi stai attenta. Visto che quei tizi riuscivano comunque a respirare, un po' di fumo non gli farà male. Augurami in bocca al lupo. In bocca al lupo. Ok, dopo mille peripezie ce l'abbiamo fatta. Detto questo, ragazzi, non c'è altro da dire per il momento, quindi vi ringrazio per essere stati con me e alla prossima.